E guattai a tutti ciurmè, benvenuti da Giochirina in questa nuovissima serie su Little Miss Fortune. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui visto che questo è il primo episodio, per avere il prossimo video vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 70 like. So che ce la possiamo fare, a voi non costa niente, ve ne chiedo davvero pochi, vi ricordo, solo questione di un secondo ragazzi, se il video e il gioco vi piacciono lasciate un bel pollice in su. Ebbene, non vi ho penso mai parlato di questo gioco, non vi ho detto niente neanche in quest'ultimo periodo, perché la decisione di fare una serie su questo gioco, ragazzi, è stata presa veramente nel giro di pochissimo tempo. È un gioco che mi è stato anche consigliato, visto che comunque su Steam ha davvero tante belle recensioni positive, ed è un gioco che avevo anche addocchiato da un po' di tempo. Quindi mi sono detta che era arrivato il momento, ragazzi, di portarlo qua sul canale. Una volta finito Stray, non avevo la minima idea di cosa fare, poi è sbucato dal nulla praticamente questo Little Miss Fortune, dai creatori di un altro gioco che, se non sbaglio, si intitola Frambo, una roba del genere. Solo che ho sempre scartato, ragazzi, l'idea di portare questi giochi perché purtroppo non ci sono in italiano. Ma fermi, non chiudete il video, non abbandonate questa serie, perché mi sembra di aver capito che questo gioco è una piccola perla, quindi non potete, non volete perdervela, soltanto perché, ragazzi, lo giocheremo in inglese. L'inglese utilizzato in questo gioco, ragazzi, è veramente molto molto semplice, quindi nulla di troppo complicato. E quindi perché ci facciamo fermare da questo? Assolutamente no. Qui presente Giocherina cercherà di fare la traduzione simultanea al meglio delle sue possibilità. Non ho la minima idea di cosa tratti questo gioco, mi sembra solo di aver capito che le atmosfere sono davvero molto interessanti e che la storia, che è quello che principalmente ci interessa di più, è davvero molto molto interessante ed anche emozionante. Quindi non ci poteva mancare assolutamente. Quindi io direi, ragazzi, di non perdere più tempo e di andare ad incominciare. Selezioniamo il nuovo gioco, io sto giocando con mouse, non so se servirà il mouse, perlomeno con la tastiera. Ok, c'è una volpe bipede che parla con... Parla, che comunica gesti con la morte. Ottimo. L'atmosfera può essere appunto particolarmente interessante se ci piacciono le cose creepy, e ci piacciono. Una pigna con i piedi e le braccia, il naso e la bocca. What the fuck? Cazzo! Ha aperto un varco. What the fuck? Attraverso quella che sembrava una lapide. Oh mio Dio. Già abbastanza enigmatica la cosa. Welcome. Benvenuti nel mio gioco. I'll be your host Sarò il tuo and humble ospite e narrator. umile narratore. The rules of this game Quindi le regole di questo are gioco sono semplici. Play until Giocalo the fino alla end fine and e you will sarai be ricompensato. rewarded. Ah. Addirittura ricompensati. Bene, bene, bene. Questa è Miss Fortune. È una bellissima bambina da una famiglia non così meravigliosa. E non altrettanto meravigliosa. Sparkle, penso che sia, non so se. Che cavolo, qual è la traduzione? Quindi la parte triste è che oggi è il giorno in cui morirà. What? Ti sento, lo sai? Oh, you can? Puoi sentirmi? Sei nella mia testa o robe del genere? Beh. Well, ok. Ok, yes. Sì.
Oh, ti chiamerò Mr. Voice, quindi Mr. Voce. Che cosa hai detto riguardo me che muoio oggi? Morire? No, nessuno ha detto che qualcuno morirà oggi. Ah, nessuno ha detto nulla, eh? Sai, ho preparato un gioco per te. Un gioco, davvero, per me? Se puoi arrivare alla fine di questo gioco, ti regalerò la felicità eterna. Siamo d'accordo? Felicità eterna? Quindi penso che potrei darla a mia mamma. D'accordo, allora. Wonderful. Oh, meraviglioso, fantastico. Ready to play? Pronta a giocare? Sì. Your first. Quindi la tua prima missione è lasciare la casa. Ok. Ok, lo farò. Ok, è tutto molto strano, ragazzi. Ok, sono andata a cercare, ragazzi, la traduzione di sparkle. Vuol dire tipo un po' di brillantina per te, cioè diciamo così di luccichio, tra virgolette. D'accordo, allora quindi c'è questa voce, narratore, che la piccola Miss Fortune può sentire, che ha detto all'inizio che oggi sarà il giorno in cui lei morirà. Quindi allora, per interagire e per muoversi WASD, ovviamente. Guarda, questo è il mio punto segreto per nascondervi. Oh, carino, ma perché hai bisogno di un punto per nasconderti? Non mi piace quando la mamma e il papà litigano troppo. E quando vengo qui posso sognare e viaggiare molto lontano. Ah, capisco. Quindi è il suo punto per nascondersi. E questo è il mio diario. Nessuno può leggerlo. Vuoi vederlo? Ok, quindi il suo nome è Miss Fortune Ramirez Hernandez. Quindi mi piace un sacco giocare con i miei giocattoli. Mi piace parlare con loro perché è divertente. Caro diario, a scuola ho disegnato e a casa ero nel mio punto, nel mio nascondiglio, ecco, forse è meglio chiamarlo così. Nel mio nascondiglio, parlando tu Babsy. E poi l'ho sentito, ho visto una volpe che camminava fuori dalla mia stanza. Si chiama Benjamin, credo. Quella è la volpe, ragazzi, del video iniziale. Benjamin. Ah, quella volpe. Sì. Caro diario, il mio papà mi ha mentito di nuovo. Non mi porterà al parco oggi. Mi sono anche fatta tutta carina, ma a lui non è importato nulla. Mi sento triste, ho pianto, ma la mamma ha detto che sono a posto. Ho paura che se le dicessi di essere triste, si arrabbierebbe. Qualche volta non so neanche come sentirmi. Nessuno mi insegna come sentirmi. Spero che a scuola ci insegneranno da dove vengono i sentimenti. Ma davvero, non per finta, cioè non fairy tales, niente storie. Yikes forever. Yikes. È tipo un'espressione, ragazzi, che si può tradurre come porca miseria. Ma allora perché forever? Ma perché è un po' imbronciata nel disegno. Caro diario, va bene provare qualcosa per una volpe? Benjamin la volpe è venuta a trovarmi quando stavo giocando fuori e ci siamo guardati l'un l'altro e il mio cuore si è riscaldato e mi sono sentita come se dovessi vomitare, ma in senso buono. Poi è corso via perché mia mamma ha gridato che la cena era pronta. The puke of love. Il vomito dell'amore è quello che è. Caro diario, mamma mia. Mio padre ha colpito la mamma. Dovrebbe essere normale tutto ciò. Dovrei colpire le persone che amo. A me non sembra giusto. Forse papà non riesce a vedere che sta ferendo anche me quando colpisce la mamma. Prometto che non sarò mai come mio padre. Oggi ho giocato immaginandomi di prendere un aereo fino al Giappone, che vedevo tante cose interessanti. So un sacco di cose riguardo il Giappone perché il mio amico è giapponese e gli piace il sushi. I don't like it when daddy hits mommy. Non mi piace quando il papà colpisce la mamma. Il mio amico giapponese parla giapponese ed è molto problematico quando vogliamo parlare. Difficile capirci l'un l'altro ed è confusionaria la cosa. Ma mi piace. Ha un paio di stivali tanto carini e un cappello da cowboy. Il suo nome è Hiro ed è un fantasma. L'ho disegnato, ma non gli ho mai dato questo disegno. That's Hiro. Quindi questo è Hiro, il mio amico giapponese. È un fantasma, ok? Stiamo trovando tante cose strane, tanto brutte allo stesso momento, ragazzi, in questo diario. Glitter. I love my glitter. Caro diario,
Guarda, ho preso dei glitter da scuola, è super luccicante e ci abbiamo fatto le carte di Natale. Penso che le carte di Natale siano molto carine, ma non credo che Babbo Natale sia reale. Se un uomo potesse donare a ognuno un regalo, perché non regala alle persone povere acqua e cibo? Ho visto uno show in TV che mostrava persone di altri paesi che non avevano niente da mangiare. Comunque, non credo che Babbo Natale sia reale, ma i glitter sono fantastici. Mi fa pensare che tutto quello che mi rende triste o arrabbiata può essere cosparso di brillantina per sembrare molto più carino. E questo mi rende un po' meno triste. Caro diario, sono andata a raccogliere i pomodori con mia nonna. Aveva tutto un odore così buono, ho visto le farfalle, anche alcuni insetti. Ho mangiato due pomodori e mi sono sentita subito piena. I made a real nice drawing there, you see? Ho fatto un disegno davvero molto carino, vedi? Sì, davvero molto carino. Ah, l'ho anche colorato. Incredibile. Caro diario, stavo guidando il mio triciclo perché non abbiamo abbastanza soldi per comprare una bicicletta. E ho guardato dritto al sole e ho cominciato a piangere perché ovviamente mi ha fatto male agli occhi. Mia mamma mi ha detto che nessuno dovrebbe guardare direttamente il sole. Caro diario, oggi è stato divertente perché sono stata al lago e ho visto un sacco di uccellini volare e anche un sacco di pesciolini nell'acqua. Ho sentito l'acqua calda che insomma mi sfiorava la pancia. Ho fatto pipì nel lago, è stato davvero molto caldo. Ecco perché. Caro diario, come stai? Io sto bene, devo fare dei compiti, ma non riesco a smettere di pensare a Benjamin. Quindi lei ha incontrato questa volpe. Perché si è innamorata di una volpe? Ho trovato una mia foto di quando ero più piccola. Il tempo passa in fretta. La torta sembra molto buona. Guarda quella foto, ero così piccola, così carina. Adesso sono una ragazzina, una piccola ragazza, è quello che sono. Halloween, idea per il costume di Halloween. Una piccola lady volpe. Che cosa cipi? Ok, ovviamente ragazzi la lettura del diario penso fosse abbastanza necessaria perché comunque ci fa capire per quale motivo il narratore all'inizio ha detto che la famiglia non è una grande famiglia. A quanto pare i genitori litigano spesso e il padre purtroppo addirittura alza le mani su sua madre. I love my coloring book. Adoro il mio libro da colorare. Cosa devo fare con il libro da colorare? Ci sono anche delle scelte, attenzione! Ma lo porto con me o lo lascio per Bubsy? Non lo so, lo porto con me. Perché no, dai. I'm gonna take it with me if I get Quindi bored, lo porto con me così se mi dovessi annoiare. Ok. This is Bubsy. Lui è Bubsy, il guardiano del nascondiglio segreto. Lo vedi il suo occhio? Ah, gli è diventato così dopo una battaglia con un mostro. Un mostro, sembra spaventoso. Lo è stato. Che cosa carina, ragazzi. Davvero. Allora, prima c'è stato quel momento, ragazzi, in cui l'ambiente è diventato tutto tipo super creepy. Io non so se il gioco manterrà questa atmosfera sempre, ma attualmente è davvero molto 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 cheapy tutto ciò. C'è un disegno di Benjamin. Guarda, ho disegnato questo disegno. Quindi è la volpe che ho visto fuori dalla finestra. È una volpe così carina. Ah, non mi importa molto delle volpi. E la volpe che vede fuori dalla finestra, ma pensa che si chiama Benjamin. Si chiami Benjamin. Mi piace muovere il mio corpo. È la musica che va in loop sempre e sempre. L'espressione della bimba. Ok, va bene, spegniamola pure. Facciamo le persone serie. Qui ho visto una volta un mostro. Gli ho mostrato il dito e non è mai tornato. Il dito in che senso questo? Oddio, le bambole. Ho fatto queste bambole di carta da sola. Questa è Kimberly e questa è Stephen. Sono in un viaggio, combattono il male praticamente. I glitter. I miei glitter. Ok, li abbiamo raccolti, perfetto.
quindi throw glitter, quindi possiamo buttare glitter con F. Oddio, che cosa cipi! Possiamo spargere glitter, wow! Che cosa carina. Ok, possiamo uscire. Quindi prima che tu esca, quale giocattolo vuoi portare con te? Posso portarli entrambi? No, puoi sceglierne solo uno. E ricordati, la tua scelta è molto più importante di quello che pensi. Ok, scelgo... Oddio, ragazzi. Perché mo me deve far venire l'ansia così dicendo sta roba? Mo addirittura quale giocattolo porto con me è così importante? Io, ragazzi, fra un unicorno e una pietra, scusate, ma scelgo l'unicorno. Spero che sia una scelta buona. Scelgo il mio morbido e bellissimo unicorno. Perfetto. Quindi non ti puoi mai sbagliare con un unicorno magico. Esatto. Lo so, giusto? Ok, questo unicorno con questo sorriso e questi denti è abbastanza inquietante. Oh, e quindi sai? Ah, quindi mi piace spargere glitter sulle cose così diventano favolose. Tada! Felicità a qualsiasi cosa. A tutto, felicità a tutto. Ehi, a me? Sì, ok, che oggi sarebbe morta, sì. Quindi lasciamolo come un segreto fra di noi, ok? Ok, curioso ragazzi pure il fatto che parli direttamente al videogiocatore. A me queste cose che coinvolgono così direttamente il giocatore, ragazzi, mi fanno impazzire sopra. Me le trovo veramente bellissime. Questa è la nonna. You still wear a diaper? Diaper? No, quello l'ho indossato fino all'anno scorso. Cerchiamo diaper. Ok, ragazzi, non avevo idea che diaper, o come l'hanno chiamato, fosse il pannolino. Quindi ha detto che sua nonna indossa un pannolone. E ha detto, sai, lo indossavo anche io. Lui fa, lo indossi ancora? No, l'ho indossato fino all'anno scorso e adesso sono grande. Quindi alla mamma piace collezionare bicchieri. Ne ho brotti un paio una volta. Ah, quindi gli si è ficcato un pezzo di vetro nel piede per più di 5 giorni. Quindi si può premere shift per correre. Perché mi fai fare questo? Oh, per favore, non cadere. Ecco. Adesso è tutto rotto, accidenti. Quindi questo è stato un bellissimo esempio di causa ed effetto. Per favore, non me lo dire, per favore. Non ti preoccupare, ti puoi fidare di me. Ok, grazie. Vabbè, mi hanno fatto fare sta cosa, quindi possiamo correre con shift. La foto suppongo sia dei genitori. La mamma ha detto che ha sposato il papà perché mi stava aspettando. Quindi voleva abortire, ma è illegale contro la legge. Quindi più o meno la stessa cosa, sì. Bene, quindi già questo ci fa capire che non è stato un matrimonio dettato dall'amore o da chissà cosa, ma la mamma evidentemente era rimasta incinta di lei e si sono ritrovati costretti a sposarsi, che secondo me è una delle cose peggiori. Forse potrei provare ad aggiustarlo. No, aggiustiamolo ragazzi, visto che ci siamo, anche se non abbiamo una colla. Non lo so, però, allora le decorazioni con i fiori vanno sicuramente sotto, questo va sicuramente qua sopra. Ecco fatto, questo è sicuramente il lato del vaso, anche se senza colla io la vedo dura, eh. È davvero dura, possiamo provare ad usare lo sputo, magari con i glitter magici ritorna tutto a posto. Ok, questo secondo me è di qua, ok, questo andrà qua, quest'altro grande quindi... va qui e ecco fatto. Eppure il vaso l'abbiamo rimesso a posto, voilà. Il fiore pure lo dobbiamo rimettere dentro. Ah, certo che sì. E voilà, ce l'ho fatta. Guarda, sono io. Quindi la mamma mi ha detto che devo sorridere anche quando sono triste. Bene. Quindi l'amico di mio padre era un cacciatore e ha ucciso quest'alce. La sua figlia Erika quindi ha pensato che il suo fucile fosse un giocattolo. What the fuck?
ci ha praticamente raccontato che la figlia di questo amico del padre pensava che il fucile fosse un giocattolo e quindi ha detto ha fatto bang bang i suoi e praticamente quando poi i genitori sono morti lei è stata molto triste. Ok, ma non ok. Minchia, comunque molto puzza di sigarette qui. Sì, questa è mia mamma. Oddio. Quindi le piace anche bere molto. Sei pronta per completare la tua prima missione? Sì, quindi avrò quel premio. Benissimo, quindi allora il padre picchia la madre, i genitori litigano sempre, la mamma non solo fuma come una scannata, ma beve anche un sacco di vino. Lei l'ha chiamato il succo, le piace bere molto succo, ma succo d'uva. Quindi puzza davvero molto, cos'è? Animali morti, ecco cos'è. Ah, yikes, quindi sarà tipo... si può tradurre forse così. Ok, ok, quindi possiamo buttarci sopra i glitter. Ta-da! Quindi felicità alla zuppa! Oh! E quindi adesso che fa? Profuma di rose o robe del genere? Quindi abbiamo avuto una bellissima cena la scorsa notte. Mamma non era ubriaca e papà mi ha detto ciao. Era definita una magnifica cena solo perché per una volta la mamma non era ubriaca e il padre le ha detto ciao, considerandola per un secondo. Penso che questo gioco sia molto più triste di quello che penso, ragazzi. Quando crescerò voglio proprio essere come mia mamma, una bevitrice di succo. Mi auguro di no, piccola Miss Fortune. Davvero di no. That's today. Oggi è oggi, quindi 11 ottobre. Possiamo uscire. Quindi dire alla mamma che stiamo uscendo. Possiamo provarci. Vediamo cosa succede. I'm going out to play, quindi mommy. Sto uscendo a giocare, mamma. Non l'ha minimamente cacata, come immaginavo. Good day, morning. Che bel giorno. It's buongiorno, afternoon. Giorno. È pomeriggio, Miss Fortune. Ah, okay. Buon Good pomeriggio, mattina. Morning. Ah. Io temo che ragazzi ci saranno risvolti creepy inaspettati. Quindi ti ricordi Benjamin la volpe? Quindi qui è dove l'ho visto la prima volta. Si stava nascondendo nella spazzatura e ci siamo visti. È stato molto intenso. Sì, mi hai detto riguardo quella volpe già. Non dovresti fidarti di una volpe. Sono tutte dei criminali. Che cosa? Una volpe è un criminale? È così stupido. Chissà perché il narratore, ragazzi, non le può vedere le volpi. Oddio, c'è un gatto nero! Ah, c'è la piccola Robin anche in questo gioco! Questa piscina puzza come un cesso perché ci piscio dentro. Ah, che orrore, è disgustoso. Non è disgustoso come quando... Ecco, come quando mio padre ci ha vomitato dentro. Quello sì è stato disgustoso. Le cose belle, davvero bellissimi i discorsi. La macchina. Qui è dove il papà spesso dorme. Papà? Mamma mia, raga, la situazione è drammatica qua. È proprio tragica e drammatica. Dio santissimo. E il gatto micio? Oh. Ciao gattino, vieni, vieni piccolino, vieni. Gattino, gattino, gattino. Kere, don't go. No, per favore, non andare. Damn it. Accidenti. Quindi non dovrei coccolare i dolci animaletti? Perché no? Sono così cipi. Cioè, vedi un gatto per strada, che fai? Lo lasci perdere? No, li vai incontro e fai gattino cipino e cerchi di accarezzarlo. Ok, sure. Quindi prima che continuiamo, dobbiamo conoscere le regole del gioco, Miss Fortune. Ok, ricorda, quindi dovrai fare delle scelte nel tuo viaggio, ok? Scelte. Non c'è giusto o sbagliato, solo conseguenze, ok? Solo conseguenze. Quando batti il gioco, il premio della felicità eterna è tuo. Sono pronta. La tua prossima missione è attraversare questa strada. Ok, posso farlo. Quindi guarda a sinistra, guarda a destra. Qualche macchina? No. Ok, vado.
Ok, quindi anche questa cosa ovviamente si rivela essere estremamente interessante, ragazzi. Sapete quanto la sottoscritta adori giochi a scelte e quindi significa che questo gioco probabilmente avrà diversi finali. Quindi non c'è giusto o sbagliato, solo conseguenze, solo conseguenze. Quindi già questo te fa venire l'ansia, ovviamente. Quindi attraversiamo la strada, anche se questi corvi... Oddio, 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 ho visto un mostro. What Che monster? mostro? Io I non ho didn't visto see anything. niente. Era I lì, l'ho saw it. It's visto. probably just Probabilmente è your solo la tua imagination. immaginazione. Yeah, Ma that's è true. forse è vero. I have a Ne ho very big davvero una one. molto Just keep going. importante, insomma. Quindi You'll have continua. so much Ci fun. divertiremo così tanto. Alright. Ok. Tutto non quadra, ragazzi. A parte il corvo morto, cos'è diavolo è successo per un attimo? Io intanto, ragazzi, vi chiedo scusa se a volte la traduzione sarà un po' inesatta, ovviamente, però ascoltare e nel frattempo dover tradurre simultaneamente, ragazzi, è una cosa che mette un po' alla prova le capacità, ecco, diciamo così. Look, a Guarda, sleepy un bird. uccello che Come on, dorme. Miss Oh, Fortune. dai, Miss Let's Fortune, go now. andiamo adesso. No, lo riempirò di glitter. Come se questo uccello non fosse davvero qui morto a marcire. Ok, continuiamo. Facciamo finta di niente. Riempirà di brillantina qualsiasi cosa. Ok, quindi questa era la intro. I Ah, used a little sparkle quindi back ho usato un there. sacco di brillantina fin Anyway, qui. where Ma are we? comunque, dove siamo? Ok. Allora, ragazzi, fino ad ora abbiamo giocato praticamente la intro. Ci hanno fatto vedere un pochettino come funziona, ovviamente, il gameplay, ci hanno fatto capire che ci saranno delle scelte da fare, scelte che appunto avranno delle conseguenze, quindi secondo me questo comunque crea un pochettino di agitazione al videogiocatore durante la partita. Sembra molto particolare come gioco, ma secondo me molto interessante. Questo gioco non me la conta giusta, nasconde qualcosa di molto più tremendo. Secondo me, dietro questa facciata di nonchalance, anche chiamiamola così, di questa bambina che purtroppo evidentemente è nata in una famiglia che non la considera, una famiglia comunque malata, ragazzi, di base, e quindi lei, non riuscendo a capire forse come affrontare le brutte esperienze che vive a casa, diciamo che c'ha questa abitudine di spargere, questo ovviamente penso sia un gesto metaforico, tra virgolette, di spargere questa brillantina praticamente su qualsiasi cosa la renda triste o arrabbiata o spaventata, pensando così di poter cancellare con un po' di brillantina queste emozioni negative che ovviamente le fanno male. Però non credo che sia questo ovviamente l'approccio giusto, ragazzi, ad emozioni simili, ma lei, essendo così piccola e con nessuno che le insegna appunto come affrontare la vita, non può
può saperlo. Intro davvero molto interessante e appunto, secondo me questa storia deve raccontarci qualcosa di molto importante. Chi è questa voce narrante? Chi è la volpe di cui lei si è innamorata, diciamo così? E perché questa voce ci dice: manteniamo fra di noi il segreto che oggi è il giorno in cui lei morirà. Le cose top, ragazzi, secondo me questo gioco ne vale davvero la pena. Per cui vi ricordo, ragazzi, che per avere il prossimo episodio dobbiamo riuscire a raggiungere i 70 like. Vi ricordo, ragazzi, che a voi non costa niente, ve ne chiedo davvero pochi, questione di un secondo, lasciate un bel pollice in su. Fatemi ovviamente sapere qua sotto in commento che cosa vi è parso di questo primo episodio, se già conoscevate il gioco, se non lo conoscevate, se lo avete giocato oppure no, se lo avete visto da qualcun altro, e cosa ne pensate di tutto questo, ragazzi. Voglio avere le vostre impressioni riguardo appunto quest'alone incredibile di mistero che avvolge questo gioco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!